La donna è la donna. Allora, con noi è venuta a trovarci, allora, aspetta che lo leggo, Clizia, e questo lo sapevo, in Corvaia. È italiano. Mettiti più in basso. È siciliano. Già sei alta per di tuo. Vieni più vicino al microfono, avvicinati qua, tanto non ti bacio, prometto, tanto so che sei fidanzata. Fai attenzione. A voglia. Ti provo con tutte io in diretta, ma poi mi va sempre male, torno a casa e mi tocco e sto diventando cieco. Ma detto questo, allora, Clizia ha partecipato a un programma molto interessante, uno dei miei programmi televisivi preferiti. Vuoi dirlo tu? Dillo tu. Il Chiambretti, giusto? Prima ha iniziato con Marchette, ma non Marchette quelle che pensi tu, ha iniziato Marchette su... No, infatti ho subito specificato. Accidenti. Ho iniziato sulla 7. Scusami se ti prendo la testa, da vicino al microfono, ma se no non si sente una fama. Ho iniziato sulla 7 nel programma di Piero Chiambretti, Marchette, in cui facevo la saggista intellettuale che recensiva libri. E ogni sera proponevo... Mi verrebbe da dire, sti cazzi. Però intanto ero un momento così di leggerezza, però nello stesso tempo c'era questa proposta di un libro da leggere. Ok, tra l'altro nel frattempo che tu parlavi, quando hai detto Marchette e tutto quello che stavi facendo, da una voce si è alzata da il bancone un mio amico, celebro leso, tra l'altro ha detto "Ah, me la ricordo!" e si è iniziato a toccare i capezzoli. Smetti la Manolo che diventi cieco. Allora, però tu siete troppo maliziosi per me. Io sono una ragazza che crede nelle fiabe. Secondo me tu sei acqua e sapone. Anch'io, perché io credo in Pinocchio, anch'io se dico le bugie si allunga non il naso, però a me. Allora, tu però sei qui per un'altra faccenda, hai fatto un singolo nuovo, sì. Un singolo che, diciamoci la verità, ha pochissimo a che vedere con questa radio, ma siccome sei figa ti abbiamo chiamato ugualmente. Meno male, ogni tanto serve allora. Beh, non dirlo a me, io con la mia bellezza ho fatto strada. Allora, volevo farvi sentire un pezzettino, non tanto perché sennò gli amici di Rock and Roll Radio probabilmente piangono, perché non sono abituati a sentire qualcosa. Nel loro genere. Infatti, poi il pezzo è bello uguale. Allora, ne sentiamo un pezzettino e poi rientriamo subito. Lei, il pezzo come si chiama? Sunflowers of Love. Oh, vedi che quando c'è da presentare qualcosa urli? Sì, certo. E sulle mani. Su. Milano, dove sei? Dove? Once upon a time, a little need. Full of love, è proprio il tuo genere musicale, suppongo, no? No, allora io so che adesso a Davidone, a Davidone sono caduti i denti, il padrone di Rock and Roll Radio sono caduti tutti i denti. Però lasciala sotto, che tanto comunque ci sta, va bene, è un po' di musica diversa dal solito, almeno per quello che riguarda gli amanti di Rock and Roll Radio. Però voglio dire, come nasce questa canzone? Fammi capire un po' come nasce. Allora, c'è una citazione colta alla base di questa canzone, perché... Colta nel senso di non molto alta, detto da un cinese? Colta nel senso di aulica, caro, nel senso che questa canzone tratta delle metamorfosi del caro Vito, che si starà rivoltando nella tomba, e racconto la leggenda del girasole tradotta in dance. Bellissimo. Pensa che io nel frattempo che tu dicevi queste cose intellettuali ti guardavo le tette. Come cambia la vita? Guarda, cosa volete? L'hai visto cosa c'è scritto sulla mia t-shirt? No, non abbiamo fatto caso alla scritta. Il principe azzurro è gay, che se ne frega, io sono nero, data la cultura musicale che propongo. Allora, il principe azzurro è gay, come vorresti che fosse il tuo principe azzurro se già non lo avessi? Ma io ce l'ho, è biondo, con gli occhi azzurri, romantico, colto, di origine nobile. Che palle. Però ce l'ha piccolo, vabbè, ma non tutto si può avere nella vita, diciamoci non la verità. Non è vero! Allora, prima con la tua amica dicevi, guarda, è tutto bello, anche lei, la tua amica, non mi ricordo come ti chiami, scusami, Desiree, tanto hanno tutti i nomi da pornostar stasera, non vuole dire nulla. Desiree invece si è fidanzata da 3 mesi circa. Sì, sì, anche lì sembra che non duri molto, però lei che è fidanzata da 3 anni e mezzo diceva, sì, va bene tutto, ci divertiamo molto, io e il mio fidanzato, purtroppo che ha letto è quello che è. No, sei bugiardo, guarda che sono una siciliana e sono super passionale, voglio fare l'amore fino a 70 anni, quindi brava. È impossibile che il mio uomo... Ragazzi, siamo in cerca locato. Di peni. Diciamolo Sicilia. Pure. Allora, no, ce l'ho. Sì, però l'uomo ce l'hai, è il pene che magari va bene, adesso andiamo oltre. Allora, noi ovviamente, no, a parte gli scherzi, io te l'ho detto anche prima fuori onda, te l'ho detto, sei una bella persona, una bella ragazza e soprattutto mi ricordi molto una persona che in questo momento ha molto successo in televisione e mi auguro che tu possa avere lo stesso successo. Io ti auguro tanta fortuna a te e a Desiree, anche se, diciamoci la verità, il suo rapporto con il suo fidanzato non durerà molto. Come ce l'ha lui? Piccolo, no, è soddisfatto.
soddisfatta, no, mi ha detto che è soddisfatta. Se no dicevi grosso, invece dici non si dice. Tanta roba, a te che oh. Allora, grazie mille ragazze per aver giocato grazie, con noi. E scusateci se siamo stati un po' pesanti, ma vi vorremmo... No, ascoltate Sunflowers of Love, mi raccomando, su YouTube guardate il video. Posso fare questa marchetta? L'ho certo. già fatta. L'hai già fatta? Vuoi rifarla, che ti sei piegata e mi piaceva la posizione? Rifalla che ci piace la posizione. Guarda, tengo la gonna. Andate su YouTube, mi raccomando, sto tenendo la gonna, e guardate Sunflowers of Love, il videoclip è fantastico, Clizia. Sì, chi se ne frega il pezzo, noi stiamo guardando le tette. Allora, brava, grazie Clizia. Mille. Clizia, grazie mille, noi andiamo avanti con il prossimo pezzo, che è un pezzo italiano, abbiamo scelto un pezzo italiano per salutare anche questa beltà italica, che non è altro. Loro...